Mezzi paccheri, polpo e pecorino. Ieri, martedì, sono andato a pesca e al mercato di Via Andrea Doria. Ho pescato un bel polpo di scoglio dal mio amico Fabio Duca. Scherzo, sono andato e Fabio mi ha proposto questo bellissimo polpo di scoglio. Lo riconoscete perché il polpo di scoglio ha soltanto due file di ventose, per cui è più saporito rispetto a quello di sabbia. E questo per introdurvi alla ricetta di oggi. Che sono il piatto di oggi è mezzi paccheri, polpo e pecorino. Ricetta semplice con due ingredienti: polpo e pecorino. Pecorino deve essere buono, io uso questo di Amatrice. E andiamo a introdurre, a preparare un po' la ricetta. Per prima cosa, prendiamo il nostro polpo e taglierò soltanto i tentacoli. Lo mettiamo qua sopra e taglio soltanto i tentacoli. Poi li andiamo ad arrostire in padella. Ci mettiamo un filo di olio e lo andiamo a arrostirlo per bene. Poi dopo, una volta arrostiti, li andiamo a tagliare a pezzettoni, che sono quelle che sarà il nostro condimento. Così va bene. Adesso li mettiamo qua in questo piatto. Vi dicevo che il polpo, chiaramente io me lo sono preparato il giorno prima. Cosa ho fatto? Ho messo una pentola con abbondante acqua e questo considera un polpo da 1,3 kg a 1,4 kg. Abbondante acqua, ci ho messo dei grani di pepe e una foglia di alloro. Arrivato al bollore, voi prendete il polpo pulito e viscerato per la testa e lo immergete un minuto, ma nemmeno, nell'acqua e lo tirate fuori. Ripetete questa operazione per 3 volte proprio per far arricciare i tentacoli. Poi lo adagiate sul fondo della pentola e lo fate cuocere per circa 40-45 minuti e poi lo lasciate raffreddare nella stessa acqua di cottura e diventa così molto molto tenero. Questa operazione va fatta, ecco, anche il giorno prima, non ci sono problemi, in maniera tale che così avete tutta la linea pronta per eseguire questo piatto che alla fine poi diventa molto semplice. Adesso accendo il piatto a induzione, dobbiamo scaldare la nostra padella antiaderente e quando è bella calda ci metteremo un filo di olio e poi dopo i tentacoli già tagliati per arrostirli. Tanto che la padella si sta scaldando, mi anticipo e inizio a grattare il pecorino. Questo dicevo un pecorino di Amatrice, pecorino eccezionale. Lo prendo dal mio amico Amerigo Capone. Pecorino laziale, mi raccomando, eh. Ecco che la padella è bella calda, ci metto un filo d'olio e adesso sentite come sfrigola, mettiamo i nostri tentacoli. Eccoli qua. Li facciamo belli tostare per bene, devono proprio essere croccanti. Una volta cotti poi li andiamo a tagliare a pezzettoni e questo poi servirà per amalgamarlo nella pasta condita col pecorino. Profumo eccezionale. Aspettate un po' e poi li girate. Utilizzando con l'olio e poi il polpo che contiene acqua si sta caramellizzando con i zuccheri presenti. Ancora qualche minuto e poi possiamo toglierli. Vedete? Ogni tanto rigirateli chiaramente. Manca pochissimo. Si sta ultimando la cottura. A questo punto saliamo la pasta. E versiamo direttamente le mezze maniche, che ho preso per 2 porzioni. Acqua molto abbondante, ricordatevi, eh. Perché, e non dovete toccarli nei primi 2-3 minuti, altrimenti si può rompere. Qui direi di spegnere e andiamo a cogliere nel piatto i tentacoli del polpo belle abbrustolite. Perfetto. Adesso ce li tagliamo a pezzettoni. Ho cambiato padella, adesso ho preso questo wok, il solito, quello che uso sempre per mantecare. E qui ci vado ad aggiungere adesso un po' di acqua di cottura della pasta che è ricca di amido, perché la pasta poi noi la finiremo di cuocere
quindi il wok, e subito ci metto un po' di pepe di mulinello, così. Perfetto. Qui metteremo la nostra pasta e poi inizieremo a fuoco spento a mettere il pecorino per mantecarla e poi aggiungeremo il polpo, che adesso andiamo a tagliare. Per tagliare il pesce, la carne, utilizzate sempre dei taglieri, questi sottili, ci sono anche di più rigidi, uno diverso dall'altro, cioè questo per il pesce, quello verde per le verdure, giallo per il pollo, così non contaminate e il tagliere di legno rimane sempre pulito. Adesso prendiamo il nostro polpo, lo tagliamo a pezzettoni. Poi la grandezza decidete voi, se vi piace più grande, più piccolo, beh, è bene che si veda. Un burro proprio, mancano poco più di 7-8 minuti alla cottura della pasta, io la vado a togliere e la vado a finire qua nel wok. Così facciamo già fuori un altro po' di amido e la mantecatura viene perfetta. Man mano aggiungete un po' di acqua di cottura, man mano che le tira, dobbiamo proprio creare un po' la cremetta tipica della mantecatura. La pasta è pronta, io mi ho dovuto parte un po' di acqua di cottura della pasta, perché man mano che la mantecavo e si cuoceva, se la tirava la pasta asciutta. Adesso spegniamo i fornelli e comincio a mettere il pecorino per creare la mantecatura. Un po' alla volta, Poi fate questo lavoro qui, girate sempre, dovete creare questa cremetta. Così, perfetto, ecco, cremetta ottenuta. Adesso aggiungiamo il polpo e cerchiamo sempre di mantecare per bene. Guardate che spettacolo! E si è pronta per essere impiattata. Guardate che bella crema! Prendiamo il nostro piatto di portata. Ho preso questo verde acqua marina che richiama un po' il mare. E mettiamo la nostra. I nostri mezzi paccheri, polpo e pecorino. Ecco qui. Io direi che ci siamo. Se volete ci possiamo mettere anche un po' di pepe. Il piatto è pronto. Mezzi paccheri, polpo e pecorino. Buon appetito, buona estate. Provateli anche voi e iscrivetevi al mio canale. Franco Roscioli, Cucina in Famiglia.